Si è parlato tanto di piano vaccinale, delle categorie coinvolte, delle tempistiche e delle modalità che peraltro sono anche ben esplicitate sul sito dedicato della Regione Emilia-Romagna. C'è però una categoria di persone che in questo momento, in questo periodo sta vivendo momenti di incertezza perché è in attesa da settimane e settimane che l'ASL li contatti. Sono segnalazioni che abbiamo ricevuto di difficoltà e ritardi nell'accesso alle vaccinazioni anti-Covid per persone non autosufficienti e in condizioni di vulnerabilità. Sono, come dicevo, spesso persone anziane con deficit motori o che comunque sono impossibilitate a muoversi, ma che non sono seguite dalla rete sanitaria per patologie specifiche, ma la cui condizione sanitaria fragile in ogni caso non consente loro di poter lasciare il proprio domicilio per la vaccinazione. Come dicevo, sono soggetti fragili e a rischio, che sono ancora in attesa di un interessamento da parte dell'ASL, ma non sono chiare le tempistiche per la loro vaccinazione e questo aggiunge frustrazione alla loro fragilità. In questo senso credo risulti fondamentale per poter mettere in sicurezza il prima possibile queste persone che hanno difficoltà motorie e quindi non possono spostarsi da casa per la vaccinazione, potenziare le USCA e avere anche supporto dai medici di medicina generale. Quindi, Assessore, io le chiedo di avere indicazioni precise su tempi, modalità di organizzazione, le tipologie di operatori e le strutture coinvolte nell'operazione di vaccinazione a domicilio per questa categoria di persone. Grazie. Le aziende ASL però hanno preso in carico questa situazione valutando le soluzioni logistiche migliori in un quadro generale condiviso con l'assessorato. Le situazioni di criticità si possono quindi segnalare a numeri telefonici deputati alla prenotazione o a numeri dedicati a queste situazioni con la presa in carico da parte degli operatori che infatti stanno accelerando la vaccinazione a domicilio. Risorse preziose per l'individuazione dei casi specifici sono i medici di medicina generale che possono segnalare autonomamente i casi o sono in costante contatto con le aziende per la valutazione degli stessi. Le persone quindi vengono ricontattate per comunicare un appuntamento a domicilio che viene attuato, anche grazie ad accordi provinciali con i medici di medicina generale che quindi danno un'accelerazione non da poco rispetto a questo target. Questo tipo di somministrazione che richiede più operatori coinvolti e deve tenere conto delle tempistiche differenti rispetto ai punti vaccinali è ovviamente la più delicata, ma si sta svolgendo grazie appunto alle forze in campo che stiamo mettendo in questa fase. Sì, grazie intanto all'assessore. So che la questione è complessa soprattutto dal punto di vista organizzativo ma anche nei numeri, perché immagino si tratti di decine di migliaia di persone in tutta la regione, quindi la questione è complessa. Dall'altra parte parliamo, come si diceva prima, di persone particolarmente fragili e che necessitano di essere messe in sicurezza quanto prima. È vero, ci sono anche esempi, penso per esempio all'ASL di Bologna che ha firmato proprio un accordo con la FIM e quindi con i medici di base per accelerare la somministrazione di questi soggetti. Io auspico, come già detto peraltro anche altre volte, anche un potenziamento delle USCA perché sono tutte risorse utili oggi ma penso anche in futuro, ma in questo caso soprattutto oggi per vaccinare le persone diciamo più in difficoltà anche nella nostra regione, in particolare le persone che non possono spostarsi e quindi non possono recarsi nei centri di vaccinazione per ricevere la loro dose di vaccino. Grazie.